Oh, sta esplodendo. Dai, che uccidi l'altro scheletro, no? Però non sarebbe una brutta idea utilizzare l'esplosione dei creeper apposta per uccidere quando ci sono tanti mob. Dov'è che è? E muori. Smetterà di ostinarti a vivere. Mi sa che questa esplorazione finirà con me, che devo risalire scavando perché non trovo più la strada giusta. Diciamocelo, probabilmente sarà così. Ops, voglio fare delle torce, perché se poi finiscono nel momento del bisogno è grave. Mi dimentico sempre di utilizzare maiuscolo più tasto sinistro per fare automaticamente il crafting del maggior numero di oggetti possibile, e quindi clicco, perché una volta bisognava cliccare. Questo è un tunnel vuoto, direi, sì. Allora, quanti diamanti ho? Ne ho 4, quindi bastano per un piccone. E bastano per un piccone più una pala. Stealth mode. Dove scappi? Non puoi scappare. Eccoti lì. Gli scheletri in hardcore sono davvero pericolosi per la quantità di danno che fanno. E ovviamente anche i creeper, eh. Eccolo, appunto. Pensavo di essere stato abbastanza lontano, invece no. A volte vi chiederete come mai non mi accorgo di qualche mob che si avvicina. Perché voi magari sentite i rumori, però io i rumori li sento molto più bassi. Perché se voglio registrare un volume adatto. Cos'è che c'è qua? Per fortuna che non può passare. Ah, non potete passare. Dicevo che se voglio registrare un volume a cui poi nel prodotto finito la mia voce e il volume di gioco è ben bilanciato, io devo tenere il volume di gioco abbastanza basso nelle mie cuffie. Per questo motivo a volte non mi accorgo magari di qualche mob che si avvicina, che voi invece sentite. Mi piacerebbe che ci fosse un qualche paradosso temporale che permetta a voi che guardate il video di avvertirmi dei mob che stanno arrivando. Ehi! Non ho la spada, fantastico. Ne ho una qui, ho quella di ferro, tanto valeva utilizzarla anche prima, a dire il vero. Non ho fatto bene a non utilizzarla. Uno scheletro, però sapete cosa vi dico? Ho già esplorato abbastanza per questa volta. Penso che sia meglio tornare indietro e cercare di tornare alla casa. Non sarà una cosa facile, non è mai una cosa facile ritrovare la strada percorsa. Tanto là vedo un creeper in lontananza nel buio. Spero che si diverta là da solo. Per fortuna che ho messo le torce, che mi permettono di trovare la strada, però mi sa che questa non è la strada giusta. Qua. Oh sì, forse sì. Però mi sembra strano stare scendendo così. Infatti era quel posto di prima, quel vicolo cieco di prima, ed inizia la grande agonia del ritrovare la strada. Per fortuna che mi sono ricordato l'armatura, perché ho rischiato davvero. Vediamo qui dov'è che si arrivava. Dov'è che ho bloccato il flusso d'acqua? No, questa non è dove ho bloccato il flusso d'acqua. Qua ho messo queste cose qui. Qua dove devo saltare si va di qui. Sì, si va di qui. Là c'è del ferro, ma non me ne preoccupo per il momento. Dov'è che devo andare? Uffa. Cavolo. Ah, qua, qua. Finalmente ho ritrovato. No!
Mi piace rischiare di morire, a quanto pare. Allora, qua avevo visto che c'era la cascata d'acqua, quindi io venivo da questa zona, credo. Qua c'era la lava. Ero passato dalla lava, se non sbaglio. Fare attenzione. Ah, sì, qua avevo rischiato di morire, quindi si passava di qua. Poi vediamo dove devo andare, a sinistra o destra? Penso di qua. Sì, ero arrivato di qua, di sicuro, mi ricordo. Qua c'erano i diamanti. No, non c'erano qua i diamanti, però questa è la strada giusta. Adesso dove? Però ci sono torce in tutte le direzioni. Aiuto. Beh, comunque sono tornato in una zona più o meno conosciuta. Più o meno conosciuta. Qua c'è della lava di sicuro, non sono passato. Lì c'è buio, quindi non ci sono andato. Devo iniziare a lasciarmi dietro dei cubi per segnare il percorso. Magari dei cubi di terra o di qualcosa. Qua non ci sono mai ancora andato. Uff. E vai, sono riuscito a tornare alla zona recintata. Quindi sono a posto. Adesso me ne torno in superficie per ammirare i frutti dei miei sforzi. Eccomi a casa. Vediamo cosa ho di interessante. Allora, in questa fornace mettiamo il ferro. Qui mettiamo l'oro. E ho i diamanti. Allora, con i diamanti voglio fare per primo un piccone, di sicuro. E poi, siccome mi rimane un'unità, potrei farci una pala, ma la pala di diamanti l'ho sempre trovato uno spreco. E penso che la seconda cosa da fare sia una spada. Sì, perché almeno in casi di difficoltà si uccidono i mob più velocemente. Di sicuro un piccone lo faccio. Così così lo faccio subito. Sì, lo faccio subito. Eccolo qui, piccone di diamante, yeah. Ho fatto bene ad iniziare a utilizzare il piccone di ferro, ormai ne ho molto. Una volta finito di consumare questi picconi di pietra, utilizzerò solo i picconi di ferro. Poi, penso che nel prossimo episodio farò con dei secchi, andrò a prendere della lava e farò dell'ossidiana. La faccio in superficie così è più comodo, insomma, da prendere. E però non ho voglia di star lì a fare, sapete, il trucco per fare il portale facendo creare l'ossidiana da solo nei punti giusti, perché non ho voglia. È più comodo semplicemente distruggere col piccone. Tanto il piccone di diamante ha tanti utilizzi e per quanti sono? 1, 2, 3, 4, una decina di blocchi di ossidiana in più non è un problema. Sto diventando Fort Knox con tutto quest'oro, non so nemmeno cosa farci. E ho anche. Ah, ma il mio lupo? Aspettate un attimo, io in teoria dovrei avere un lupo che mi segua. Ah no, l'avevo messo a sedere, che anche quello è stato un errore perché mi aiutava. Se fosse stato con me mi avrebbe aiutato. Sì, infatti sono in 5. Però ho dell'altra carne per voi. Dai, vai insieme agli altri, non fare la sociale. Uno di questi due qua sopra era quello piccolo. Dai, scendete da lì. Giù, giù, giù. Venite qui. Vieni, vieni. Ok, scendi anche tu. Dai. Vabbè, ti piace stare lì, allora stai lì. Vediamo se ha finito di prodursi il mio oro.
Oro, oro. Dividiamo le fatiche. Bene, allora ho tutto quello che mi serve per iniziare a produrre il portale. Ho finito di fondere tutti i miei cubi grezzi e questo è lo stato attuale delle mie finanze. 47 lingotti d'oro. Ben uno stack e 27 di ferro, un diamante rimasto e 15 lapislazzuli e soprattutto il grande piccone di diamante. Ora però fatemi prendere questo ferro e facciamo un po' di lingotti. Non so quanto farne. Facciamo 3, però così devo fare avanti e indietro un sacco di volte. Anzi no, in realtà no, basta portare giù l'acqua. Ah, no, basta andare in un punto dove l'acqua è vicina alla lava, effettivamente. Però dai, non badiamo a spese. Tutto sommato. Ecco, il ferro non mi manca, è inutile stargli a fare i tirchi dal ferro. Quindi ne ho fatti 5. Ora è notte e quindi colgo l'occasione per andare a dormire e salutarvi, ringraziandovi per aver seguito questo episodio e vi saluto. Ciao a tutti! Thank you.